La distribuzione delle applicazioni in OpenShift è nativamente automatica. Il worker node che ospiterà l'applicazione viene selezionato sulla base del carico, in modo che sia sempre ottimale. È possibile influenzare il posizionamento su determinati nodi con determinate caratteristiche, identificati da specifiche label. Se l'applicazione è monolitica, l'unica via è avere nodi molto potenti che possano allocare una quantità elevata di CPU e memoria. Se l'applicazione è cloud native, e tutte le applicazioni che girano su Kubernetes OpenShift dovrebbero esserlo, allora nativamente è possibile effettuare manual scaling. Kubernetes ed implicitamente OpenShift supportano gli HPA, ossia Horizontal Pod Scheduler, un'entità che consente, alla luce di metriche raccolte e soglie impostate, di vedere replicata la propria applicazione in maniera totalmente automatica.